Ben ritrovati cari amici telespettatori di Fano TV, siamo ad Ancona nella sede di Confartigianato per la presentazione della 18ª edizione della Scuola per Imprenditori e la consegna degli attestati ai partecipanti della scorsa edizione. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino e il Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche, LIVE. E quest'anno si rinnova la partnership con Fidi Unico. Questa sinergia si rivela come risposta alla Commissione europea, che ha proclamato il 2023 anno delle competenze. Ed è proprio su questa tematica che si focalizza il leitmotiv del percorso quest'anno. Che in un momento come questo, così incerto, la competenza richiede centralità ed è proprio la mission della scuola, quella di offrire un'opportunità agli imprenditori, di arricchirli di quelle competenze che servono per affrontare il mercato, così veloce, che richiede immediata adattabilità. La scuola fornisce formazione e strumenti di alto livello, grazie a un lavoro di sinergie con il mondo accademico ed economico, grazie a una rete di rapporti, collaborazioni e funzionali agli imprenditori. Presidente, 18ª edizione di questo corso, allora quali saranno le tematiche che verranno trattate? Principalmente andiamo a trattare le tematiche per adeguare le imprese al mercato che sta cambiando, quindi in uno scenario di cambiamenti repentini, di cambiamenti continui, come programmare la produzione, come programmare il lavoro e come programmare le esigenze delle imprese. Questo sarà un po' il centro, insomma, del tema che verrà seguito in questa edizione di Scuola per Imprenditori. E quali sono le competenze che servono in questo mercato del futuro? Innanzitutto le risorse umane, la validità, quella cosa fondamentale è la professionalità e quindi valorizzare principalmente le risorse umane insieme alla comunicazione digitale, ma comunicazione anche in generale, e fino all'intelligenza artificiale. Questo è quello che le piccole imprese stanno mettendo in piedi e questi sono gli strumenti che noi vogliamo dare per poter affrontare appunto un mondo che cambia. Nonostante la piccola dimensione delle nostre realtà, però abbiamo degli imprenditori che si stanno adeguando velocemente a questi cambiamenti. Noi dobbiamo dare gli strumenti per affrontare queste variazioni. Presidente, sempre accanto alle imprese, quali sono le difficoltà e i guai che gli imprenditori vanno incontro oggi? Principalmente c'è tanta domanda di lavoro, serve professionalità, è questo che stavo dicendo, infatti è preparare anche le persone con le competenze per affrontare quelle che sono le richieste di un mercato in continua evoluzione come quello che stiamo affrontando adesso. Le piccole imprese hanno naturalmente difficoltà in più proprio perché reperire professionalità in questo momento è più difficile per una piccola impresa rispetto alla grande, ma c'è da tenere presente invece che è all'interno della piccola impresa che si possono formare tante professionalità e questo è l'auspicio che noi andiamo a fare anche parallelamente alla Regione, a tutti gli organi di formazione, perché abbiamo bisogno comunque di essere riconosciuti anche come enti formatori e questo sarebbe un obiettivo molto importante per il mondo dell'artigianato ma per il mondo della piccola impresa in generale. Presidente, i numeri di questa 18ª edizione? Il numero della 18ª edizione, allora intanto partiamo, precisiamo subito che è una scuola che ai soci non costa nulla e quindi questo è il primo numero positivo. È molto importante, saranno 7 appuntamenti, uno al mese, escluso il mese di agosto, quindi sono 2 ore al mese dalle 6:30 di sera alle 20:30 della sera, sempre di lunedì. E la scorsa edizione c'è stata un'affluenza record di oltre 100 persone e ci aspettiamo insomma che ci sia la stessa. Quest'anno in presenza? Quest'anno sarà in presenza nel nostro auditorium Belvederesi Valdimiro e quindi sarà anche un'occasione per socializzare tra le imprese che è un po' tra virgolette il secondo scopo della nostra scuola per imprenditori, proprio farsi conoscere tra di loro e riconoscersi e poi parlare, comunicare per mettere un po' in comunione anche le difficoltà e anche le soluzioni a volte di alcuni problemi. Quindi è importante che gli imprenditori dialoghino tra loro. Ci sono tanti i temi che un imprenditore deve affrontare e sui quali l'imprenditore deve essere supportato. Noi per quanto riguarda il credito non potevamo non esserci. È fondamentale questa iniziativa, secondo me molto meritoria, perché la formazione è un processo lungo, ma è una cosa che non ti toglie più nessuno se ce l'hai. La devi sì mantenere e far crescere, ma non te la toglie nessuno, le basi non te le toglie nessuno. Quindi se crediamo in questo, nel saper fare bene, io penso che l'Italia possa
tentare di farcela. Direttore, buongiorno. Anche quest'anno a fianco, in questa sinergia importante con Confartigianato, a fianco delle imprese, mettiamo a disposizione il vostro know-how per sponsorizzare i progetti imprenditoriali e le chiedo qual è la via giusta per una strategia ottimale? La sua è una domanda complessa. La strategia giusta l'avessi, me la sarei venduta. Però detto questo, Confartigianato per noi è casa. Rappresentiamo Confartigianato nel credito, quindi non potevamo non esserci. Non possiamo non esserci con gli imprenditori in un contesto estremamente difficile. Avete visto cosa è accaduto negli Stati Uniti, il credit crunch che è avvenuto, soprattutto da parte di banche locali. Speriamo che il fenomeno non si estenda all'Europa, perché eventualmente saremo molto preoccupati, ma sicuramente una frenata nel credito la stiamo vedendo. Quindi il Confidiunico è a fianco della Confartigianato nell'aiutare gli imprenditori a prendere consapevolezza e a strutturarsi per poter accedere al credito. È un momento complesso e non li possiamo abbandonare. Detto che quest'anno si ritorna finalmente in presenza, si punta soprattutto a migliorare le 100 partecipazioni, 100 iscritti della scorsa edizione, quindi i presupposti ci sono per migliorarli. Sì, la scorsa edizione sono state superate abbondantemente le 100 iscrizioni, quest'anno stanno arrivando e sono tante, sicuramente segno del successo di questa scuola che punta a, appunto a fornire una competenza e tante competenze agli imprenditori per affrontare un'economia ma anche una società che è in continuo cambiamento. Quello che è importante dire è che con questa scuola vogliamo tornare in presenza perché è importante esserci e anche stringere legami e collaborazioni tra gli imprenditori, è anche questo che offre questa scuola, oltre ad un contatto diretto e costante con i professori dell'Università Politecnica che terranno le lezioni, dicevamo 7, la prima inizia il 17 aprile, l'orario è quello dell'anno scorso, confermato dalle 18.30 alle 20.30, saranno appuntamenti mensili rispetto all'anno scorso, ma davvero di sostanza, si parlerà di tematiche molto, molto attuali e quindi ecco, invitiamo tutti ad iscriversi ai nostri soci e associati perché sarà un'occasione importante. Presenti anche alla Commissione europea, quest'anno hanno decretato 2023 come l'anno delle competenze, quindi direi che proprio si è a tema. Sì, infatti la tematica è stata scelta appositamente perché le competenze sono fondamentali, competenze trasversali, sempre di più su questo si punta. Il professor Gregori, rettore dell'Università Politecnica, già nelle scorse edizioni della scuola puntava molto sulle competenze, quest'anno entreremo veramente nel vivo di questo argomento affrontando, come potete vedere dal programma, tematiche che sono particolarmente, come dicevo, attuali. Scuola per imprenditori di Confartigianato, impresa Ancona Pesaro Urbino, proprio si pone come obiettivo di dare aiuti concreti alle nostre imprese. 18 anni di scuola non si improvvisano, grazie a dei partner importanti come l'Università Politecnica delle Marche, il Confidiunico, abbiamo quest'anno, nell'anno delle competenze europee, dove la comunità europea evidenzia in maniera importante come la formazione continua sia indispensabile oggi per aiutare le persone a competere in un contesto così complesso, di grandi innovazioni, di grandi mutamenti, di grande velocità. Quindi l'associazione ha voluto rafforzare questa scuola, ovviamente gratuita per tutti i nostri iscritti, proprio con l'obiettivo di aiutarli a affrontare in un momento di grandi cambiamenti le sfide, partendo dalle risorse umane che oggi sono essenziali, c'è una forte rinnovamento, un'esigenza di risorse umane che sono per le micro e piccole imprese un elemento imprescindibile, sono familiari rispetto ai quali stiamo lavorando sempre di più per garantire loro un miglioramento del welfare aziendale, perché questa sfida la dobbiamo vincere insieme, come parlare del tema del credito, come parlare del tema della sostenibilità, come parlare del tema dell'innovazione, ecco tante iniziative per aiutare i nostri imprenditori a colmare il loro gap e resistere e andare avanti insieme in un momento di grande difficoltà.
Quanto è importante questa co-sharing tra mondo accademico e mondo economico oggi? Per noi è fondamentale. 18 anni fa le micro e piccole imprese non avevano accesso al mondo dell'università, si parlava di innovazione, ma le micro e piccole imprese non erano presenti. Perché? Perché per una grande impresa magari è più facile collaborare con i centri di ricerca. Con le micro e piccole imprese che innovano quotidianamente non hanno le competenze molte volte e le possibilità. Quindi il lavoro di Confartigianato dell'Università Politecnica delle Marche è stato quello di avvicinare i centri di ricerca alle micro e piccole imprese con una contaminazione finalmente positiva, che ha portato oggi a far crescere i nostri imprenditori come competenze ed essere in questo contesto così complesso bravi nel cercare di resistere e andare avanti. Le Marche sono una piccola regione con una piccola consistenza di persone e di imprese, ma nonostante questo portano innovazione, portano un valore aggiunto e quindi ci permette di essere una regione attenzionati in termini positivi, e i nostri imprenditori portano comunque un volano positivo, perché anche tanti giovani si stanno avvicinando al tema dell'impresa con una volontà di far crescere questo territorio. Il tema è quello della complessità, cioè noi abbiamo vissuto per un certo periodo in cui o bene o male approcci standard erano consentiti, ma questo anche nelle vostre attività. Poi la situazione è diventata sempre più complessa, gli esempi sono dettati non solo dalla pandemia, ma pensate ai temi economici, cioè non c'è previsione in termini economici che regga, nel senso che sono continuamente oggetto di revisione. L'inflazione, eravamo abituati a un'inflazione zero, addirittura negativa, cioè si diceva che dovevamo pagare per far tenere le risorse nei conti correnti bancari, improvvisamente si arriva al 7%, 8%, quindi i margini delle aziende vengono erogati solo dall'inflazione. Le materie prime, la difficoltà nel recepirle, e potrei continuare. Questo che cosa significa? Che il sistema che stiamo vivendo in generale, ma anche nelle nostre vite, no? È un sistema molto complesso, e la complessità la puoi affrontare in due modi: o cerchi di semplificarla e quindi cerchi di trovare delle facilitazioni e degli approcci normativi standardizzati, oppure la consideri un'amica, te la fai alleata, ma la devi gestire. Allora come fai a gestirla? La gestisci se c'hai le competenze per affrontarla. E questa scuola, che è una scuola, guardate, storica, ormai siamo arrivati ad anni maggiorenni, quindi, è una scuola che avrà quest'anno obiettivo proprio quello di affrontare la complessità. Come? Andando a prendere in considerazione i vari aspetti della gestione, non solo una tematica, ma più tematiche integrate fra loro. Facciamo degli esempi. Le risorse umane. Si parla molto di risorse umane. Oggi il vero problema è trovare le risorse umane. Pensate a dei giovani, no? I giovani sono sempre di meno. Ecco, la complessità, no? La demografia che non ci aiuta per niente, inutile che prendiamo in considerazione quei dati. Quindi il vero problema è chi riesce ad attrarre, chi riesce a far rimanere, chi riesce a incentivare, chi riesce a motivare. Cambia tutto, no? Rispetto a una fase in cui ci avevi da scegliere, da selezionare. Oggi già è difficile riuscire a motivare e incentivare. Avete visto tutti i dati dei licenziamenti, gente che giovani che vanno via dal lavoro, si licenziano, no? Quindi pensate solo a questo tema. La transizione digitale e quella ecologico legata ai temi dell'ambiente e della sostenibilità, no? Quanto se ne parla? E poi bisogna farla. Un altro esempio che faccio è la politica di prezzo. Una volta uno faceva il prezzo con determinati meccanismi piuttosto standard, applichi dei ricarichi e vai a determinare sulla base dei costi il prezzo. Ha più senso questo? No, perché in una fase in cui cambiano continuativamente i costi e non sono più fermi, se tu applichi quei modelli rischi di essere fuori dal mercato o addirittura di andare a vendere un prodotto o un servizio dove ci rimetti. Insomma, il tentativo sarà quello di trasferire l'intelligenza artificiale. Pensate come sta cambiando la nostra vita l'intelligenza artificiale. Non è che ce la cambia di poco, ce la cambia di tanto, no? Quindi il tentativo sarà quello di far vedere a queste imprese quello che c'è su queste tematiche, quindi di volare un po' alto in termini di visione e poi però, al solito, come approccio che abbiamo sempre avuto, di calare pragmaticamente in strumenti. Anno 2023, anno delle competenze, come richiama l'Unione Europea. Oggi quali sono le competenze per essere competenti a competere? Multidisciplinari, cioè non ha più senso come un tempo, e questo ve lo dico anche per il mestiere che faccio dentro l'università, pensare a dei corsi
o quindi ha delle competenze solo specifiche, specializzate in una certa area. Vi faccio l'esempio, l'economista che non sa di digitale va poco distante. Vi faccio un altro esempio che abbiamo utilizzato nell'inaugurazione dell'anno accademico, è quello della sanità, no? Creando un centro interdipartimentale sull'intelligenza artificiale applicata alla sanità. Se voi andate a vedere il mestiere oggi del chirurgo, vi domandate: ma è un chirurgo o un ingegnere? No, tanto che questa è stata la relazione del professor Guerrieri. Cioè, con tutti gli strumenti che devi utilizzare, che ruolo c'hai? E la risposta non è non sei chirurgo o non sei ingegnere. Il problema è di mettere insieme delle competenze che una volta invece erano completamente separate. Siamo con Luca Vergine, che ha appena ritirato il suo attestato di formazione del corso precedente. Luca, qualcosa in merito a questa esperienza? Ma allora, devo dire che tante volte si ha la presunzione, magari, no, avendo una ditta, di conoscere tutto. Invece in realtà è un corso comunque molto interessante, che ti dà tantissimi spunti anche proprio da poter apportare alla propria impresa, e quindi devo dire molto consigliato, insomma, ecco, assolutamente. Cosa ti porti dell'esperienza passata in termini di formazione e anche in termini di umanità? Ma allora, soprattutto, ecco, mi ha dato tantissimi indici, diciamo, indicazioni proprio per il controllo dell'impresa, dalle gestioni, insomma, amministrative e soprattutto amministrative, insomma, tanti mi ha dato visione, insomma, mi ha fatto vedere appunto tanti di quegli indici che magari per me erano scontati, insomma, e non tenevo sotto controllo. Ecco, quindi quello mi ha servito molto. Ecco. Consiglieresti l'esperienza ai tuoi amici, colleghi? Assolutamente sì, anche perché come dicevano prima, insomma, il mondo è sempre in evoluzione, quindi assolutamente consigliata, insomma, ecco, per stare sul pezzo, come si dice. Siamo con Sara Falcetelli, appena ritirato il suo attestato di partecipazione alla scorsa edizione. Sara, raccontaci un po' la tua esperienza. Allora, è stato un corso completo, ha toccato diversi ambiti di competenza un po' a largo raggio, quindi lo consiglierei, ecco, un po' a tutti gli imprenditori che si affacciano, anche se hanno già magari esperienza, perché comunque è stato un completo aggiornamento anche in base comunque a quello che succede un po' nel mondo, si sono saputi, ecco, adattare un po' alle quello che succede appunto con le varie vicissitudini, pandemia, guerre, deficit anche dei rifornimenti, quindi ci hanno un po' preparato appunto per affrontare le varie difficoltà che possono venire fuori. A oggi quali sono le caratteristiche che deve avere un imprenditore? Sicuramente la flessibilità, la prima cosa che mi viene in mente, perché comunque non è un mercato statico, è in continuo aggiornamento, quindi bisogna essere predisposti e un po' sicuri di poter affrontare i vari cambiamenti, quindi ecco, pronti al cambiamento, e oltre ovviamente alle solite competenze che magari sono un po' più scontate, però sicuramente la flessibilità da un paio d'anni a questa parte credo sia una prerogativa indispensabile. Si è appena conclusa la presentazione della 18ª edizione della Scuola per Imprenditori, che partirà il 17 aprile dalla sede di Confartigianato di Ancona. È tutto, vi auguro buon proseguimento con i programmi di Fano TV.